Saranno oltre 300 i player, circa 100 buyer e 200 produttori toscani che parteciperanno all'edizione By Wine Toscana 2022, la prima in presenza dopo l'inizio della pandemia. Appuntamento l'11 e il 12 febbraio prossimi al padiglione Spadolini della Fortezza d'Abbasso di Firenze. 100 buyers da 30 paesi del mondo sono già in contatto con le 200 imprese toscane per cominciare, voglio dire, a profilarsi, a capire le potenzialità dell'impresa in termini di produzione, in termini di consegna. L'11 e il 12 avremo, con rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid, questo incontro fra gli operatori professionali, i buyers, e le 200 imprese del territorio toscano, e sarà l'occasione proprio per stringere, dopo questi incontri preliminari online, per stringere proprio dei contratti fra i buyers e i nostri operatori economici. Il vino si conferma ancora una volta un ambasciatore straordinario di Toscana nel mondo, oltre 850 milioni di export nei primi 9 mesi dell'anno, più 20% rispetto al 2020, più 12% rispetto al 2019. Quindi un vino che non ha sentito, direi, questa crisi pandemica, un vino che si è dimostrato più forte del Covid, con una direzione dell'export prevalentemente verso gli Stati Uniti. Circa il 34% dell'export di vino toscano va in direzione dell'America, l'America che ci ricambia con una presenza importante di buyer. 22 buyers degli Stati Uniti e 12 che verranno dal Canada, che saranno presenti a questo appuntamento dell'11 e il 12. Quindi una ripartenza in presenza, ripeto, con rigidi protocolli di sicurezza, sperando, ecco, di superare una fase che, come dicevamo, si presenta purtroppo ancora molto molto critica. La formula del successo di adesioni a By Wine è quella di creare appuntamenti solo partendo dalle scelte reciproche dei profili operate sia dalle aziende produttrici che dai produttori. Il matching tra operatori messo in atto dallo staff di Promo Firenze si affina ogni anno ed è cresciuto anche grazie all'esperienza delle edizioni online di By Wine e By Food, la fiera business dedicata all'agroalimentare certificato. Infatti abbiamo sono state espresse un 10.000 preferenze per un 2.500 incontri previsti per 20.000 assaggi. Quindi diciamo, già prima che l'evento inizi ha già portato un successo. By Wine è promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Promo Firenze e Fondazione Sistema Toscana. Occhio alla PEC irregolare. Il recente decreto semplificazione ha ribadito che imprese individuali e società devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, univoco e funzionante da comunicare al registro delle imprese. Nei prossimi mesi la Camera di Commercio avvierà la cancellazione dal registro imprese degli indirizzi PEC non regolarizzati, da cui potrebbe scaturire anche la sanzione a carico delle imprese inadempienti. Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Ambiente, martedì 8 febbraio dalle 9.30 alle 11, focus su emissioni in atmosfera. Webinar gratuito organizzato da EcoSirvid sulle normative di contrasto all'aumento di emissioni e sugli adempimenti a carico di gestori di impianti ed aziende che utilizzano apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresa la loro vendita. Info e iscrizioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. PNRR, la nuova guida dell'Unione Europea agli investimenti sostenibili e alle implicazioni del principio di evitare danni significativi all'ambiente. Se ne parla nel seminario gratuito online di martedì 15 febbraio dalle 10 alle 12, organizzato dalla sezione regionale dell'Albo Gestore Ambientale, la tassonomia dell'Unione Europea e le implicazioni del principio di NSH. Info e iscrizioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.